Oh via, ci siamo, alla fine è arrivato anche il giorno delle elezioni americane. Passa veloce il tempo, eh? La più grande democrazia del mondo al voto. Comunque andrà, sarà una festa della democrazia. Leggerete oggi in prima pagina sui principali giornali del mainstream. A noi invece sembra più calzante quella puntata di South Park in cui gli elettori americani erano chiamati a scegliere tra una scureggia gigante e un panino alla merda. Vieni al dunque, testa di ca... Ma quanto contano veramente le elezioni? E quanto conta veramente il presidente degli Stati Uniti rispetto alle oligarchie e agli apparati? Sono tutte domande giuste e complicate a cui risponderemo nella maratona elettorale che abbiamo organizzato per stasera dalle 22 e che andrà avanti fino a quando non sapremo il vincitore. Diciamo intanto però che nella peggiore delle ipotesi è tutta solamente una grande sceneggiata. Nella migliore invece stiamo assistendo ad un conflitto, anche parecchio acceso, tra fazioni diverse del capitalismo nordamericano che vogliono imporre sull'altra fazione il vero campione dei propri interessi. Quello che è sicuro è che, come sempre, gli elettori non potranno esprimersi sulle cose che contano veramente. Nelle urne, per loro, non ci sarà la possibilità di esprimersi sull'imperialismo genocida del proprio paese, né sulla finanziarizzazione dell'economia, né sulla sanità gratuita universale, né sui diritti sociali, né sulla revoca dei folli debiti universitari, per citare solo le cose che secondo i sondaggi impattano più negativamente la vita del lavoratore medio americano. Insomma, come in ogni elezione nell'Occidente americano, il popolo non sarà chiamato a scegliere tra opzioni realmente alternative, ma molto più banalmente, a dare una semplice indicazione sul tipo di narrazione che in questa fase specifica ha più possibilità di distrarlo dalle scelte drammatiche che vengono prese sulla sua pelle dal Partito Unico della Guerra e degli Affari. Dietro il palco di questa infame sceneggiatura, a giudicare da questi ultimi mesi, l'analogia forse più calzante per questa competizione elettorale è quella con le feroci lotte dinastiche ai tempi del Medioevo e del Rinascimento. Una lotta tutta interna alle casate aristocratiche, ma estremamente feroce e senza esclusione di colpi, con tradimenti, intrighi di palazzo e tentati omicidi. E che potrebbe sfociare, come non raramente accadeva a quei tempi, anche in una vera e propria guerra civile. Dovremmo forse sperarlo? Ne parleremo alla maratona elettorale di stasera. Adesso però vi riproponiamo le analisi più significative su queste elezioni che abbiamo pubblicato in questi mesi, a partire da uno dei colpi di scena più importanti di tutta la sceneggiatura, ossia quando out of the blue, per usare il gergo imperiale, Trump indicò come proprio vice G. Day Vance. Prima di continuare, ricordatevi di iscrivervi a tutti i canali di Ottolina e Ottosofia. Per voi è un gesto meno insignificante di quanto lo sarebbe per Trump invadere il Messico. Per noi, invece, è davvero essenziale. Buono spettacolo! Il prossimo leader repubblicano. Così David Graham, martedì, intitolava su The Atlantic il suo ritratto dell'uomo del momento, James David Vance, il volto iconico dell'America profonda che The Donald ha incoronato suo vice in piena zona Cesarini pochi minuti prima dell'inizio della grande convention repubblicana di Milwaukee. Una mossa a sorpresa che ha immediatamente incendiato gli animi delle opposte tifoserie, che tutto sommato condividono un'idea di fondo. The Donald non è un presidente come gli altri. La sua eventuale elezione comporterà stravolgimenti profondi e la scelta di Vance come vice non fa che confermarlo. Solo che una parte considera questa profonda trasformazione un pericolo esistenziale che rischia di mettere fine alla democrazia per come l'abbiamo conosciuta. E l'altra invece la considera l'ultima opportunità che abbiamo per mettere fine alla dittatura del gender e dei mini-pony imposta dall'elite globalista e dal deep state. Ovviamente, per quanto entrambe le tifoserie in realtà non siano del tutto prive di argomenti, si tratta in soldoni, nella migliore delle ipotesi, di un gigantesco equivoco, nella peggiore, di una gigantesca messa in scena. Al netto di alcune differenze, tutto sommato piuttosto trascurabili, anche a questo giro, come in ogni elezione presidenziale americana, il popolo non sarà chiamato a scegliere tra opzioni realmente alternative, ma molto più banalmente a dare una semplice indicazione sul tipo di narrazione che in questa fase specifica ha più possibilità
di distrarci dalle scelte drammatiche che vengono prese sulla nostra pelle dal partito unico della guerra e degli affari, attirando la nostra attenzione su una lunghissima serie di puttanate sostanzialmente ininfluenti. Benvenuti al nostro dibattito televisivo che oggi sarà tra una peretta gigante e un panino alla merda. L'incoronazione di Vance a vice allora va letta principalmente da questo punto di vista. Il colpo di scena di uno sceneggiatore talentuoso che sta scrivendo il copione della favoletta che proveranno a rifilarci mentre sotto la superficie continuano a portare avanti gli interessi strategici dell'imperialismo USA e delle oligarchie finanziarie che lo dominano. E a questo giro, bisogna ammetterlo, il copione è veramente appassionante e incredibilmente efficace. Esattamente quello che serviva per provare a ridare uno slancio ideale a un paese che si trova ad affrontare sfide epocali in una condizione di frammentazione mai vista prima. Ma prima di addentrarci nei dettagli del grande romanzo popolare di James David Vance, vi ricordo di mettere un like a questo video per aiutarci a combattere la nostra battaglia contro gli algoritmi. E se ancora non lo avete fatto, anche di iscrivervi a tutti i nostri canali social e di attivare tutte le notifiche. Perché se loro, per diffondere le loro favolette, possono contare su Netflix, sui guru della Silicon Valley e su tutti gli altri mezzi di produzione del consenso, noi, per provare a riportare il dibattito sul piano della realtà, abbiamo soltanto il vostro sostegno. Buona visione! C'era una volta il wishful thinking degli analfo-liberali. Interpretavano ogni segnale come la premessa del crollo della Russia sotto il peso delle sanzioni economiche e dell'eroica resistenza ucraina. You serious? E quello della Cina sotto il peso del suo sistema dirigista e distopico fondato su numeri fasulli e propaganda. Nonostante la macchina propagandistica, giorno dopo giorno, la realtà gli ha presentato il conto. Ovviamente ancora oggi gli analfo-liberali e i loro potenti organi di disinformazione di massa continuano a bombardarci di minchiate totalmente infondate, ma la stragrande maggioranza della popolazione ormai ha imparato il giochino e alle loro vaccate sostanzialmente non abbocca più. Purtroppo però non abbiamo fatto manco in tempo a festeggiare questa epocale disfatta di una forma di wishful thinking che è con avanzare a passo spedito subito un'altra, possibilmente ancora più delirante e pericolosa. È la speranza che un palazzinaro multimiliardario, una sorta di Flavio Briatore on steroids, imperialista e suprematista fino al midollo come Donald Trump, rappresenti un'alternativa concreta ai piani distopici delle oligarchie e del deep state impegnati in un'escalation bellica senza limiti a sostegno della lotta di classe dall'alto contro il basso e dal centro dell'impero contro il resto del mondo. Una speranza che ultimamente rischiava di venire un po' incrinata dal sostegno che The Donald nelle ultime settimane ha cominciato a raccogliere da pezzi consistenti delle stesse oligarchie, dal potentissimo fondatore di Blackstone, Stephen Schwarzman, agli odiatissimi venture capitalist della Silicon Valley, nonché dall'intero establishment neoconservatore del Partito Repubblicano. Per rilanciare allora la narrazione del Trump antisistema, avversato dall'elite, c'era bisogno di un colpo di scena. E invece ne sono arrivati due. Il primo è la manna dal cielo dell'attentato fallito di sabato scorso, che inevitabilmente ha scatenato ogni tipo di teoria cospirazionista. Ah, complotto, i poteri forti! Gesù Cristo! Il secondo, appunto, è stata la nomina a vice di James David Vance. Ma chi è James David Vance? E perché la sua nomina è così importante dal punto di vista della narrazione trumpiana? Come sottolinea sempre David Graham su The Atlantic, la rapida ascesa di J.D. Vance dall'oscurità alla nomina alla vicepresidenza è una di quelle storie che possono accadere soltanto negli USA e che modellerà ciò che l'America è nel bene e nel male per le generazioni a venire. La scelta della candidatura di Vance è stata immediatamente salutata appunto come la prova provata che Trump non ha rinunciato alla sua crociata antisistema per assecondare l'elite
che lo hanno prima sdoganato e poi riempito di quattrini. Di origini più che umili, con una storia personale più che travagliata e solito a dichiarazioni fortemente anti-establishment, dalla politica economica a quella internazionale, Vance viene infatti spacciato come l'anima più genuinamente antisistema del MAGA, il movimento che si riconosce nello slogan del Make America Great Again. Purtroppo però potrebbe essere un giudizio piuttosto avventato. Vance infatti diventa un personaggio pubblico di rilievo nel 2016, quando appena 32enne diventa un caso letterario nazionale grazie al suo Hillbilly Elegy, memoria di una famiglia e di una cultura in crisi. Si tratta di un'opera autobiografica dove, attraverso la travagliata storia della sua disastratissima famiglia, Vance costruisce un affresco spietato della classe lavoratrice bianca impoverita della Rust Belt, che rappresenta uno degli zoccoli duri dell'affermazione del trumpismo. Nonostante si tratti di un testo che ha la profondità di un editoriale di Massimo Gramellini, o forse proprio per questo, il libro riceve immediatamente una quantità spropositata di recensioni entusiaste dal gota dell'editoria conservatrice e diventa immediatamente un enorme caso letterario, ma probabilmente con finalità diametralmente opposte a quelle a cui state pensando. Il ritratto che Vance fa del white trash infatti è impietoso e molto superficiale. La sua storia è la storia di una famiglia che viene da un angolo remoto del Kentucky, nella catena montuosa degli Appalachi, e poi si trasferisce nella piccola cittadina di Middletown, in Ohio, nel cuore della Rust Belt. Qui il giovane paffutello JD viene cresciuto insieme alla sorella dai nonni materni, mentre la madre passa da una relazione sconclusionata all'altra e soprattutto da una dipendenza all'altra. Ma la descrizione impetuosa del degrado, invece che spingere alla ricerca delle cause profonde, sfocia esclusivamente nel classico appello alle responsabilità individuali e alla necessità di darsi da fare per superare gli ostacoli a suon di determinazione e inseguire così il sogno americano che Vance cita innumerevoli volte lungo tutto il testo e che alla fine realizza. JD infatti rincorre la sua emancipazione prima arruolandosi nei Marines e poi conquistandosi faticosamente un posto nella scuola di legge di Yale. Ma attenzione, al contrario dei figli di papà che lo circondano da lì in poi, non si scorderà mai da dove viene. Nonostante il giudizio moralistico sui parenti, tiene fede ai suoi obblighi nei confronti della famiglia e grazie al suo successo personale conquistato con così tanta dedizione, riesce a portare un po' di sicurezza e di serenità anche in quel posto di merda di Middletown. Insomma, più che un working class hero, un mezzo mitomane. La cosa interessante è che questa lettura prettamente moralistica e ultra individualista dei problemi che affliggono il proletariato impoverito della Rust Belt in realtà viene utilizzato in quell'anno da Vance stesso per criticare proprio Trump e il suo movimento. All'apice del successo letterario e della prima campagna presidenziale di The Donald, sempre su The Atlantic, Vance pubblica un articolo manifesto che non lascia troppo spazio alle interpretazioni e dove definisce esplicitamente Donald Trump oppio per il popolo. Vance parte col descrivere di nuovo il suo cavallo di battaglia, l'epidemia di consumo di oppiace ed eroina che ha travolto il proletariato bianco della Rust Belt, a partire proprio da sua madre. Qualche sabato fa, scrive Vance, io e mia moglie abbiamo trascorso la mattinata facendo volontariato in un orto comunitario nel nostro quartiere di San Francisco. Dopo alcune ore di lavoro occasionale, noi e gli altri volontari ci siamo dispersi verso le nostre rispettive destinazioni. Gustosi brunch, gite di un giorno nella regione del vino, visite alle gallerie d'arte. Era una giornata perfettamente normale per gli standard di San Francisco. Ma in quello stesso sabato, nella piccola cittadina dell'Ohio dove sono cresciuto, quattro persone sono andate in overdose di eroina. Un tenente della polizia locale ha riassunto freddamente la banalità di tutto ciò. Qui, per un periodo di 24 ore, non è poi così insolito. Aveva ragione, anche a Middletown, Ohio, era stata una giornata perfettamente normale. Gli americani veramente estranei alla dipendenza, continua Vance, sono veramente pochi. Poco prima di laurearmi in giurisprudenza, ho saputo che mia madre giaceva in coma in un ospedale, conseguenza di un'apparente overdose di eroina, e l'eroina era solo l'ultima delle sue droghe preferite.
gli oppioidi da prescrizione, l'avevano già portata più volte in ospedale in passato e nel decennio precedente al suo primo assaggio di vera eroina erano costati terribilmente cari alla nostra famiglia. E prima che suo padre abbandonasse la bottiglia verso la mezza età, era un ubriacone notoriamente violento. Nella nostra comunità c'è da tempo un grande desiderio di alleviare il dolore. L'eroina è solo il veicolo più nuovo. Ora, continua Vance, in questa stagione elettorale sembra che molti americani siano alla ricerca di un altro antidolorifico. Come gli altri, promette una rapida fuga dalle preoccupazioni della vita e una soluzione facile ai crescenti problemi sociali delle comunità e della cultura degli Stati Uniti. Non richiede nulla di particolare ed entra in circolo non attraverso i polmoni o le vene, ma attraverso gli occhi e le orecchie. Il suo nome è Donald Trump. Ciò che Trump offre, continua Vance, è una facile fuga dal dolore. Ad ogni problema complesso promette una soluzione semplice. Può riportare posti di lavoro semplicemente punendo le società che delocalizzano. Può curare l'epidemia di dipendenza costruendo un muro messicano e tenendo fuori i cartelli. Può risparmiare agli Stati Uniti l'umiliazione e la sconfitta militare con bombardamenti indiscriminati. E non importa che nessun leader militare credibile abbia appoggiato il suo piano. Trump non offre mai dettagli su come funzioneranno questi piani, semplicemente perché non può. Le promesse di Trump sono l'ago nella vena collettiva dell'America. La grande tragedia, continua Vance, è che molti dei problemi individuati da Trump sono reali e richiederebbero una riflessione seria e un'azione misurata. Ma Trump è eroina culturale, fa sentire meglio alcuni per un po', ma non può risolvere ciò che li affligge. E un giorno se ne renderanno conto e solo allora, forse, la nazione sarà in grado di sostituire il rapido effetto placebo dello slogan Make America Great Again con la vera medicina. Appena 2 anni dopo, come per incanto, il nostro caro James David si era convinto che quell'oppiaceo, quella eroina culturale, in realtà era esattamente quello che serviva per risvegliare il popolo americano. E da lì in poi, da critico fervente, diventerà uno dei volti più noti proprio del MAGA, il Make America Great Again. Cosa sarà stato mai a fargli cambiare idea? La risposta è piuttosto semplice. Si chiama Peter Thiel. Il famigerato venture capitalist multimiliardario della Silicon Valley che da sempre affianca alla sua carriera di imprenditore visionario un'aura da guru dell'anarcocapitalismo più selvaggio, che però non gli ha impedito di andare sempre a braccetto con l'intelligence USA. In particolare a partire dal 2004, quando con i soldi di InQtel, la società di venture capital della CIA, fondò Palantir, che, come ha scritto Enrique Dan della IE Business School di Madrid, è una delle società più sinistre del mondo. Incarna tutto ciò che è sbagliato e immorale nella scienza dei dati e che, in combutta appunto con i servizi, è impegnata sin dalla sua fondazione in quello che sembra essere il più grande tentativo della storia di creare un macro database globale da parte di un'azienda privata. Peter Thiel è considerato uno degli ispiratori del cosiddetto movimento neoreazionario, una specie di accelerazionismo di estrema destra che mira al ritorno a forme ultra-autoritarie di governo, monarchia assoluta compresa. La tesi, tutto sommato anche abbastanza corretta, è che libertà e democrazia non siano compatibili, almeno se prendiamo la loro accezione sostanzialmente da sociopatici di libertà, e che ovviamente la priorità vada data alla difesa della libertà assoluta delle persone con maggiori capacità di fare un po' cosa cazzo gli pare. Insomma, per usare un termine che magari vi è un po' più familiare, parliamo sostanzialmente di nazisti, anche se fanno fatica a identificarsi direttamente ed esplicitamente col nazifascismo, se non altro perché lì comunque c'era l'idea di uno Stato imprenditore come promotore dello sviluppo delle forze produttive, che invece per loro è un compito che spetta esclusivamente alle grandi corporation e al capitale finanziario privato. Il nostro JD ha avuto modo di conoscere da vicino Thiel durante gli anni alla scuola di legge di Yale
E come scrive Vance stesso in un suo articolo di 4 anni fa, intitolato Come mi sono unito alla resistenza, l'incontro con Peter rimane il momento più significativo del mio periodo alla Yale Law School, non solo perché era forse la persona più intelligente che avessi mai incontrato, ma anche, se non soprattutto, perché era un fervente cristiano. Ed è proprio per devozione cristiana che qualche anno dopo Vance seguirà Till in una delle sue innumerevoli iniziative imprenditoriali, diventando uno dei top manager del fondo di venture capital specializzato in nuove tecnologie, Mithril Capital. Nel frattempo Till era diventato tra i principali sostenitori proprio di Donald Trump, ed ecco così che per pura coincidenza avviene anche la conversione di JD non solo al cristianesimo messianico e filosionista, ma anche al trumpismo. Ma la costruzione del personaggio Vance era appena all'inizio. Nel 2017 JD decide infatti di tornare in Ohio, dove fonda un'organizzazione no profit per combattere l'epidemia di oppiacei nella Rust Belt e un altro fondo per favorire la crescita delle iniziative imprenditoriali locali. Ma secondo una lunga inchiesta di Business Insider del 2021 è tutta fuffa. Molti politici cercano di rafforzare la propria immagine puntando sul proprio senso degli affari e sugli sforzi filantropici, sottolinea l'articolo. In realtà però non è chiaro cosa Vance abbia ottenuto attraverso la sua azienda o il suo ente di beneficenza. Un'analisi di Insider della documentazione fiscale di Our Ohio Renewal ha mostrato che nel suo primo anno l'organizzazione no profit ha speso di più in servizi di gestione forniti dal suo direttore esecutivo, che funge anche da principale consigliere politico di Vance, che in programmi per combattere l'abuso di oppioidi. Il gruppo, che ha chiuso il suo sito web e abbandonato il suo account Twitter dopo aver pubblicato solo 2 tweet, afferma di aver commissionato un sondaggio per valutare i bisogni e il benessere degli abitanti dell'Ohio, ma la campagna di Vance ha rifiutato di fornire qualsiasi documentazione del progetto. E una portavoce della più grande coalizione antioppioidi dell'Ohio ha detto ad Insider di non aver sentito parlare dell'organizzazione di Vance. È tutta una farsa, ci ha dichiarato Doug White, l'ex direttore del Master in gestione della raccolta fondi presso la Columbia University, che ha esaminato la dichiarazione dei redditi di Our Ohio Renewal per Insider. D'altronde si sa, gli innovatori intraprendenti che combattono contro il sistema e il deep state non possono muovere un passo senza che gli si scateni contro la solita macchina del fango. Rimane qualche dubbio però sul fatto che Vance appartenga davvero a questa categoria. Un dubbio che deve essere sorto non solo a noi. Mentre infatti Vance lavorava giorno e notte per costruirsi questa immagine di Don Quixote antisistema, in quelli che vengono spesso considerati i posti più strategici da dove si costruisce la propaganda delle elite globaliste, evidentemente si cominciava a pensare che la minaccia non fosse poi così reale e che anzi si poteva dare un bel contributo concreto a creare questo personaggio di fiction. Nel 2020, infatti, niente po' di meno che Netflix, e c'è l'avamposto per eccellenza della cosiddetta ideologia gender, decideva di dare un'altra botta di celebrità al nostro paladino anti-establishment, investendo $50 milioni per trasformare il suo mediocre libro in un film che sarei tentato dire essere di bruttezza rara, ma che tutto sommato, visto quanto sono brutti in media i prodotti Netflix, non sfigura nemmeno troppo. Il film si chiama appunto Hillbilly Elegy, tradotto in Italia in Elegia Americana, e da quando Vance è stato nominato vicepresidente in pectore è tornato a scalare la classifica dei film Netflix più visti. Il film è piuttosto fedele al testo e allo spirito del libro. Il degrado verissimo nel quale è precipitata l'America profonda, l'assoluta mancanza di una risposta collettiva e politica a questa deriva, il primato assoluto della famiglia e dei valori tradizionali come risposta a questo degrado, l'idea che solo la determinazione individuale paga e il ritratto di JD come di un eroe buono e senza macchia, intelligentissimo e in grado di trovare il successo nonostante tutte le avversità, ma anche un po' pacioccone
è sempre in grado di prendersi le sue responsabilità e perdonare i peccatori che lo circondano. Non voglio! Da quando è stato nominato, il cosiddetto mondo del dissenso si è messo a dissezionare le varie dichiarazioni politiche e le possibili mosse future, inseguendo l'illusione che la risposta che non siamo in grado di costruire dal basso con il nostro lavoro quotidiano arrivi magicamente un bel giorno dall'alto per gentile concessione. Non fanno che parlare giustamente di quanto la classe politica nel suo insieme sia una branca di teatranti e poi inspiegabilmente si fanno incantare da un personaggio costruito meticolosamente pezzo dopo pezzo a tavolino col sostegno di oligarchi multimiliardari invischiati con la CIA e dei principali mezzi di produzione del consenso in circolazione. Se oggi Vance incarna meglio il senso comune è molto banalmente perché è stato costruito nel tempo a tavolino proprio per questo, per intercettare così il voto che oggi i vecchi tromboni liberaloidi, dopo che sono stati presi a schiaffi per anni, non possono più intercettare. Pensare che questa rappresentazione teatrale corrisponda poi anche a un cambio di linea concreto significa molto semplicemente non aver capito come funziona il teatrino della democrazia rappresentativa nell'era della dittatura delle oligarchie. E con questo non voglio in nessun modo sostenere che all'interno delle classi dirigenti non esista nessuna forma di dialettica e che ogni opzione vada valutata nel dettaglio, al di là di ogni settarismo e di ogni schematismo. Ma che ancora ci sia qualcuno che valuta politicamente le opzioni possibili in base alle puttanate che ci raccontano e alle commedie che mettono in scena, mi sembra disarmante. Per decostruire le narrazioni e la propaganda degli arruffapopoli abbiamo sempre più bisogno di un vero e proprio media tutto nostro, che invece che alla loro commedia dia voce agli interessi concreti del 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal, che tra l'altro è stata fondata da Peter Thiel. E chi non aderisce è Matteo Salvini. Il popolo statunitense non sarà chiamato a scegliere tra due vere alternative e dopo questo pippone di Kim Marrucci sulle malefatte del Partito Repubblicano andiamo ai Dem e al loro nuovo astro nascente, Kamala Harris, sopraggiunta tardivamente a un Biden in evidente difficoltà, un presidente anziano e confuso quanto mai emblematico degli Stati Uniti odierni. Tutti pazzi per Harris! Kamala Sprint, una candidata per ridare energia. Quella ragazzaccia indipendente che punta su donne e minoranze e che ora può vincere. Mo stiamo meglio del cazzo. Oh, finalmente agli analfo liberali è tornata un po' di verve. Quel tipico sorriso ebete stampato sul volto di chi campa di wishful thinking e di aperitivi accompagnati da stuzzichini esotici sulle terrazze parioline della grande bellezza. Ci mancava. Perché ultimamente li vedevo un po' depressini, così depressi da bersi addirittura la storia di Biden rimbambito che, come sottolineava ancora una decina di giorni fa un sempre più profetico Jacopo Iacoboni, non è altro che propaganda russa assecondata stolidamente in Occidente. Lo sua di... lo sfaffaglio della neve e vi seguito una fazza. A sfacci me chi ne vuoi, Gesù! E cominciare addirittura a pensare che dopo che erano falliti una specie di semigolpe giudiziario e addirittura un vero e proprio attentato, per Sleepy Joe forse le chance cominciavano a diventare scarsine ed era arrivata l'ora di dedicarsi ad attività più consone. Voi ora ci ridete, ma mica è un dramma da poco, eh? Il loro pimpantissimo leader Massimo aveva annunciato con enfasi l'uscita di scena prima di Assad e poi addirittura di Putin. E ora invece, mentre Assad e Putin sembrano più in forma che mai, toccava ingoiare l'idea che ad uscire di scena fosse proprio lui. Oh no! Destino ingrato.
Fortunatamente però si è trattato di uno psicodramma passeggero. Fatto fuori un papa del culto analfo-liberale, se ne fa subito un altro. Ed ecco così che è bastato passare il testimone alla vice che ecco che torna tutta la carica di entusiasmo ingiustificato dei tempi migliori. Di quando si sognava Trump in galera, la Siria in mano alle fazioni democratiche e progressiste dell'ISIS e il battaglione Azov al Cremlino. E poco importa che la Harris da procuratore generale della California infangava le indagini contro i poliziotti razzisti che facevano il tiro al piccione contro le minoranze etniche o che dava una mano all'ex segretario al tesoro dell'amministrazione Trump, Steven Mnuchin, che contraccambiava finanziando la sua campagna. Erano gli anni della grande crisi immobiliare e con l'aiuto del governo federale, il braccio destro di quello che poi diventerà il presidente del popolo, Donald Fofata Trump, si era comprato One West, una piccola banca regionale che aveva in pancia una montagna di mutui elargiti alla membro di volatile a persone che non avevano i requisiti per riuscire a ripagarli. La Federal Deposit Insurance Corporation allora garantiva a queste banche lauti risarcimenti per le loro perdite, ma solo a condizione che seguissero determinate procedure di pignoramento. La One West invece, a quanto pare, usava metodi più vicini ad Al Capone che a una banca ricompensata con soldi pubblici. Gli assistenti della Harris le hanno più volte sottoposto il caso invitandola ad aprire un'indagine, ma la Harris se n'è felicemente sbattuta con gli e poi ha fatto di tutto per infangare la faccenda. Aveva altro a cui pensare, o meglio, a cui fare in modo di non pensare, che era ancora più difficile. La Harris, infatti, è stata prima procuratore distrettuale a San Francisco e poi procuratore generale della California, esattamente negli anni d'oro della costruzione dei grandi monopoli tecnologici. Era appena passata la grande crisi finanziaria del 2008, BlackRock e Vanguard si dovevano ancora affermare e il cuore pulsante del capitalismo oligarchico made in USA si era trasferito baracche e burattini nella Silicon Valley, dove stava trasformando un nuovo immenso mercato in un nuovo sistema feudale, il tecno-feudalesimo di cui parla anche Varoufakis. E la Harris era lì ad assistere impassibile, anche quando Facebook si comprava prima Instagram e poi WhatsApp, senza che le venisse mai in mente di usare il suo enorme potere per ostacolare la creazione di uno degli oligopoli più distopici dell'intera storia del capitalismo. Anzi, siamo una famiglia, affermava nel 2013 rivolta ai massimi manager di Google. E la famiglia si vede nel momento del bisogno. Da allora i principali oligarchi della Silicon Valley sono sempre stati tra i massimi sponsor dell'ascesa politica della Harris e anche a questo giro non hanno fatto mancare il loro sostegno. Nell'arco di poche ore dall'annuncio della mancata ricandidatura di Biden, i comitati elettorali della Harris si erano già visti recapitare milioni su milioni di dollari da personaggi come Reid Hoffman, tra i fondatori di PayPal, di LinkedIn e anche di OpenAI. Tutte operazioni che ha condotto fianco a fianco del suo socio e fraterno amico Peter Thiel, l'ideologo multimiliardario dell'anarcocapitalismo che ha ispirato e allevato il vice di Trump, J.D. Vance. Riusciranno anche a questo giro i nostri enfant prodige della propaganda analfo-liberale a spacciare per progressista e alternativa al trumpismo un personaggio come la Harris, che del trumpismo condivide il 99,9% delle cose che contano davvero e si distingue soltanto per la posizione su alcune armi di distrazione di massa e per i gruppi di interesse ai quali deve rendere immediatamente conto? Sto cazzo! Ma prima di inoltrarci oltre nella storia oscura del nuovo angelo salvatore dell'analfoliberismo globale, vi ricordo di mettere un like a questo video per permetterci anche oggi di combattere la nostra piccola guerra quotidiana contro gli algoritmi. E se ancora non lo avete fatto, anche di iscrivervi a tutti i nostri canali social e di attivare tutte le notifiche. A voi costa soltanto pochi secondi del vostro tempo, ma per noi che non abbiamo né Peter Thiel né Reid Hoffman in paradiso, fa davvero la differenza. Buona visione.
Da bambina non ho mai venduto biscotti degli scout. Piuttosto andavo in giro con una scatola del Fondo Nazionale Ebraico per piantare alberi in Israele. Prima di giocare allo sbirro buono in occasione dello sterminio dei bambini palestinesi a Gaza, per cercare di ingraziarsi il sostegno delle minoranze indignate di fronte alla complicità USA nei confronti del primo genocidio. Ma con chi credi di parlare tu? Diretta streaming, Kamala Harris non si era mai sottratta dall'ostentare tutto il suo sostegno incondizionato al regime di apartheid israeliano. La prima risoluzione che ho cosponsorizzato come senatore degli Stati Uniti, sottolineava enfaticamente nel 2017 davanti ai membri della potente lobby sionista dell'AIPAC, è stata quella di combattere i pregiudizi anti-israeliani alle Nazioni Unite e riaffermare che gli Stati Uniti cercano una pace giusta, sicura e sostenibile. E poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata. Beh, sì, certo. Nel 2016, infatti, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva adottato una risoluzione storica che finalmente ammetteva che gli insediamenti israeliani sono una violazione del diritto internazionale. L'anno dopo, la compagna Harris, appunto, sostenne una risoluzione proposta dall'ultrareazionario Marco Rubio, che mirava a rimettere in discussione quella scelta. Marjorie Cohn è l'ex presidente del National Lawyers Guild, la storica associazione di avvocati, studenti di giurisprudenza e assistenti legali progressisti statunitensi, e dalle pagine di Consortium News non le manda a dire. La Harris scrive, descrive se stessa come un procuratore progressista, ma il suo curriculum dice tutt'altro. La Cohn ricorda il rifiuto della Harris di consentire il test del DNA per un condannato a morte probabilmente innocente e la sua ferrea opposizione alla legislazione che avrebbe imposto al procuratore generale di indagare in modo indipendente sulle sparatorie della polizia. Ma è solo la punta dell'iceberg. Ma prima di procedere, un brevissimo break pubblicitario. Finanziarizzazione, neoliberismo, dedollarizzazione, multipolarismo. Nei pipponi e nelle interviste non facciamo altro che parlare di queste cose. E in tanti, in questi anni, ci avete chiesto di mettere nero su bianco e nella maniera più chiara e semplice possibile alcuni di questi concetti fondamentali che stanno alla base delle nostre analisi politiche ed economiche. Nel nuovo libro di Giuliano Marrucci, Riscossa multipopolare, storia, analisi e critica per un progetto di azione politica, abbiamo finalmente cercato non solo di chiarire nel modo più efficace possibile questi strumenti teorici, ma anche di chiarire a tutti, anche un po' a noi stessi, la visione politica complessiva di Ottolina TV e di multipopolare. Contro il mainstream, la NATO, le oligarchie, la destra finto sovranista e la sinistra ZTL. Ecco a voi un primo vero e proprio manuale di lotta e resistenza politica. Potete acquistarlo dal nostro sito www.ottolinatv.it o dal link che trovate in descrizione. Buona lettura! Branko Marcetic su Jacobin USA ricorda infatti come la Harris abbia incentrato la sua campagna per l'elezione al posto di procuratore sull'opposizione alla risoluzione che avrebbe messo fine alla cosiddetta legge dei tre colpi, una specialità tutta della progressista California, dove, unico stato nel paese, al terzo reato di default ti becchi l'ergastolo, anche se si tratta di un reato da niente. Una legge talmente oscena che in quell'occasione a scavalcare la Harris da sinistra fu addirittura il suo contendente repubblicano che ne proponeva una riforma radicale. Marcetic ricorda anche come prima di diventare inspiegabilmente paladina dei diritti delle donne, sempre da procuratore, aveva sostenuto con successo una legge federale che prevedeva un anno di carcere per i genitori dei ragazzini che marinavano frequentemente la scuola. Ma sei scemo! E come esempio di successo di questa legge, in una conferenza pubblica, raccontò soddisfatta di come avevano messo in carcere una madre single e senza tetto che si destreggiava tra due lavori diversi. In un altro articolo, sempre su Jacobin, di nuovo Marcetic, ricorda anche come la Harris abbia rischiato di essere condannata per oltraggio alla corte per aver resistito a un ordine del tribunale di rilasciare prigionieri non violenti
episodio che un professore di diritto ha paragonato alla resistenza del Sud agli ordini di desegregazione degli anni 50. Ma l'insensibilità di Harris verso i poveri e gli impotenti, continua Marcetic, è stata pari solo alla sua simpatia per i ricchi e i potenti. Nonostante lo status della California come epicentro delle truffe di pignoramento, ricorda infatti Marcetic, la Mortgage Fraud Strike Force di Harris ha perseguito meno casi di frode nei confronti dei consulenti per le pratiche di pignoramento rispetto a molti procuratori distrettuali di contea. Mettendo da parte le differenze superficiali, conclude Marcetic, Biden e Harris sono essenzialmente lo stesso politico. Entrambi sono stati cronicamente dalla parte sbagliata della storia. Entrambi hanno perseguito obiettivi crudeli e reazionari per gran parte della loro carriera, al fine di portare avanti le proprie ambizioni personali, ed entrambi hanno l'abitudine di travisare le proprie convinzioni e i propri precedenti. Spinta dall'onda del Black Lives Matter, infatti, la Harris a un certo punto ha fatto di tutto per provare a ripulire il suo curriculum e ergersi a paladina della lotta contro il razzismo che infesta le forze di polizia. Ma è un po' come quando il losco palazzinaro miliardario Donald Fufata Trump prova a ergersi a paladino dei working poor. Lo dimostra ad esempio una brillante inchiesta giornalistica del Daily Poster, che ha scoperto che quando la Harris era procuratore generale della California ha evitato scientificamente di intestarsi l'indagine sull'assassinio di due uomini disarmati nell'arco di pochissimo tempo da parte dello stesso identico agente di polizia. Ha preferito lasciare l'incarico al procuratore distrettuale di Orange County. Peccato che, come ricorda Walker Bragman, sempre su Jacobin News, fosse già stato coinvolto in uno scandalo di cattiva condotta e fosse noto per aver sempre tenuto con ogni mezzo necessario gli agenti fuori dai guai. All'epoca, ricorda Bragman, la Harris dichiarò che il suo ufficio avrebbe esaminato i risultati dell'ufficio del procuratore distrettuale, ma il Daily Poster non ha trovato prove che una seria revisione del rapporto del procuratore distrettuale abbia mai avuto luogo. L'ufficiale di polizia di Anaheim, Nick Bernalak, invece è rimasto in servizio per anni e ha continuato a uccidere. D'altronde, non è un curriculum che è in grado di impensierire i grandi donatori, che sono abituati a digerire ben altri rospi. Soprattutto dal momento che negli ultimi mesi la Harris, per garantire che la narrazione vagamente socialdemocratica adottata da Biden ultimamente fosse solo una mossa propagandistica e che loro rimangono al totale servizio delle oligarchie finanziarie USA, non ha lesinato sforzi. L'offensiva di fascino l'hanno ribattezzata gli addetti ai lavori di Wall Street. E vale a dire, la fittissima agenda di incontri testa a testa col gota del capitalismo USA che ha impegnato la Harris giorno e notte da almeno un anno a questa parte, durante il quale non si è fatta sfuggire niente dal CEO di JP Morgan, Jamie Dimon, che in passato aveva elogiato le politiche di Trump, agli amministratori delegati di Visa e American Express, dai boss di Big Pharma ai tycoon dei media. A provare a intercettare un po' di sostegno popolare, invece, ci pensa la retorica analfo-liberale, che come sempre accade sotto elezioni, riesce a rimettere insieme, sotto l'insegna del pericolo democratico rappresentato dalla destra, le fazioni più disparate, dal Foglio al Manifesto, che ieri ha dato il meglio di sé. Poco più di 100 giorni e Kamala Devil Harris sarà la 47esima presidente degli Stati Uniti, annuncia euforico Guido Molteno nell'editoriale in prima pagina. Non solo una bella speranza, sottolinea, ma ormai uno scenario più che possibile. Ed è solo l'antipasto. All'interno del giornale Giovanna Branca confeziona un'intervista alla direttrice editoriale della storica testata della sinistra americana Mother Jones, che sembra in tutto e per tutto una caricatura del pensiero woke prodotta da qualche comico dell'alt-right di terzo ordine. Facendo tabula rasa del pessimo curriculum da procuratore della Harris, la Branca ricorda con entusiasmo come nel suo articolo la Harris mette l'accento su quando da procuratrice distrettuale di San Francisco rifiutò di chiedere la pena di morte per l'assassinio di un poliziotto. Credo che questo
indichi un filo rosso nella sua carriera, risponde l'intervistata, in cui si incontrano i suoi doveri nel law enforcement e il movimento per un giusto sistema penale. Porco di... Gli analfo-liberali sono fatti così. Si accontentano di poco e quando non c'è nemmeno quel poco, se lo inventano. E così danno il loro contributo quotidiano per tenere in piedi questo baraccone che ci presenta come alternativi tra loro un palazzinaro megalomane e uno sceriffo al libro paga dei tecnofeudatari. L'unica cosa certa, invece, è che anche tutti questi colpi di scena alla fine hanno avuto un unico risultato. Il baricentro politico del centro imperiale continua a spostarsi inesorabilmente, guarda caso, verso destra. Invece che fare il tifo sulla base delle minchiate, sarebbe il caso di concentrarsi su cosa dobbiamo fare per non farci trascinare con loro nel baratro. Per farlo, prima di tutto, abbiamo bisogno di un vero e proprio media che invece che rincorrere le loro narrazioni da film di Hollywood strampalato, dia voce agli interessi concreti del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Massimo Gramellini. E tra un aperitivo e l'altro, anche i Dem hanno imparato la musichetta che se perdi le elezioni la colpa non è tua che sei un pessimo politico, ma la colpa è degli elettori che sono così coglioni da farsi condizionare dai poteri forti. Va ora in onda Giuliano Marrucci con A Stato Soros. Non mi azzardo a fare previsioni perché l'ultima volta che ho azzeccato un pronostico elettorale probabilmente non era ancora stato introdotto il suffragio universale. Ah, com'è che dici? Negli USA in realtà a ben vedere non è mai stato introdotto. Ok. Severo, ma giusto. Comunque non mi azzardo lo stesso. Anche perché alla fine tutto sommato mi importa anche una ricchissima sega. Mi limito invece a registrare che, come probabilmente saprete già, ultimamente le quotazioni di Trump sono tornate a salire e dopo l'ubriacatura iniziale per la nomination di Kamala Harris, Trump è tornato ad essere il favorito su almeno due delle quattro piattaforme principali di scommesse esistenti. Quello che invece altrettanto probabilmente molti di voi non sanno e faranno un po' fatica a credere è chi c'è dietro questo recupero di The Donald. Perché, udite, udite, ha stato Soros. Oh no! Altro che Putin. Esatto, proprio lui, l'icona sexy di tutti gli analfo-liberali più pervertiti del pianeta. L'eminenza grigia di tutte le cospirazioni possibili e immaginabili, sia quelle vere che quelle inventate. O meglio, per essere precisi, ovviamente, non proprio Soros di persona personalmente, ma quello che è stato a lungo uno dei suoi principali bracci destri, tra i fautori, se non il fautore, del famoso attacco speculativo del fondo Quantum di Soros contro la sterlina nel 1992 e poi a lungo Chief Investment Officer di tutta la baracca. Mannaggia, che c***o, parla italiano, fatti capisce. Uno degli uomini più brillanti di Wall Street, come l'ha recentemente descritto lo stesso The Donald, rispettato da tutti e anche un bel ragazzo, ha aggiunto. Si chiama Scott Bessent ed è talmente fedele e coerente ai suoi principi che l'ultima avventura politica prima di innamorarsi di The Donald era stata quella vissuta ormai oltre 20 anni fa al fianco di Al Gore. Excelsior! Altra icona sexy dell'analfo-liberismo globale. Ma paradossalmente potrebbe essere stato proprio questo passato ad averlo fatto innamorare di Trump. Nel 2000, infatti, Al Gore, nonostante avesse ottenuto a livello nazionale 500.000 voti in più rispetto all'avversario, il pluricriminale volto della sanguinaria guerra al terrore George W. Bush, era comunque riuscito a perdere a causa di una manciata di voti in Florida, contestati per presunti problemi sulle schede elettorali. Di fronte a una cosa così delicata, ovviamente tutti si sarebbero attesi un riconteggio manuale, che invece la Corte Suprema, in una contestatissima decisione, presa con appena 5 voti contro 4, gli negò. Soga! Ciononostante, Al Gore accettò l'esito con una certa nonchalance.
Porco d***! D'altronde, lo Stato profondo aveva già deciso che per ricattare i paesi emergenti a partire dalla Cina c'era bisogno di mettere a ferro e fuoco il Medio Oriente e rovesciare tutti i regimi ostili della regione a suon di bombe a grappolo sulla testa di bambini per avere il pieno controllo sull'accesso alle fonti fossili. E quel bamboccione semialcolizzato di Bush figlio era il fantoccio giusto al momento giusto. E visto che ci tenevano così tanto da ribaltare l'esito elettorale e da causare una delle peggiori crisi di credibilità della Corte Suprema della storia USA, anche Al Gore, che certo non è Mao Zedong o Salvador Allende, decise bene di cedere la mano. Cosa che però fece incazzare a morte tutti quelli che si erano spesi in suo nome nella speranza di accedere a ruoli di comando che avrebbero garantito qualche bel dividendo corpulento. Ecco così che quando Besant ha visto invece che Trump, per garantire a sé e ai suoi i dividendi che solo la presidenza del paese più ricco e corrotto del pianeta può garantire, era pronto a scatenare una specie di guerra civile, ha deciso che era arrivato il momento della sua rivincita. Secondo il Wall Street Journal, Besant ha deciso di puntare il tutto per tutto su Trump quando ha visto che le cause legali che stava affrontando, invece di danneggiarlo, lo stavano favorendo. Mi ricorda quei titoli che continuano a salire nonostante le cattive notizie, avrebbe confessato a una fonte anonima interrogata dal Journal, che tra gli investitori è considerato il più solido dei segnali possibili che quel titolo ha davanti a sé un futuro di gloria. Perché l'elefante dentro la stanza, che troppo spesso riescono a nascondere dietro una montagna di fuffa sullo scontro tra l'establishment e gli outsider, tra i woke e i difensori dei valori tradizionali, tra gli eco-ansiosi e i negazionisti climatici e compagnia bella, è che la corsa alla presidenza in qualsiasi paese neoliberista, ma a maggior ragione proprio negli Stati Uniti, è fondamentalmente un'attività imprenditoriale, riservata esclusivamente ai membri delle oligarchie finanziarie o appunto a qualche fantoccio facilmente manovrabile dalle stesse e che comporta investimenti miliardari che a loro volta richiedono ritorni economici immediati, ordini di grandezza superiori. È sostanzialmente la selezione per chi avrà il privilegio di spartirsi quel pezzo di torta riservato a chi sulle schifezze dell'imperialismo neoliberista ci mette la faccia e che solitamente, dopo un po' di tempo che ha qualche incarico governativo, viene schifato pure dai parenti più stretti. Sono sacrifici d'altronde e vanno retribuiti. Per Besson, come per tutti i finanziatori e tutti i collaboratori, Al Gore come Trump non sono altro che buoni investimenti. A quanto pare, a convincere Besson che Trump fosse un ottimo investimento sarebbe stato il suo storico amico John Paulson, uno dei più accaniti sostenitori della primissima ora di The Donald, su cui forse vale la pena spendere due paroline. John Paulson, infatti, al pari proprio di George Soros, è considerato uno dei padri degli hedge fund, i fondi ultra speculativi per lo più riservati agli investitori più facoltosi. La fama di Paulson, in particolare, è legata allo straordinario successo che ha ottenuto anticipando la crisi dei subprime e speculandoci sopra. Ma non si tratta esclusivamente di intuito. Si è trattato proprio di un'azione criminale a tutti gli effetti, anche se per la legge USA, che tutela gli oligarchi più spregiudicati, alla fine è del tutto legale. Paulson, infatti, attraverso il suo fondo, collaborava con Goldman Sachs alla selezione dei pacchetti di mutui da inserire in quelli che vengono definiti CDO, Collateralized Debt Obligation, in soldoni, strumenti finanziari da rivendere al grande pubblico, le cui sorti dipendono dal fatto che a monte di tutta la catena la gente coi mutui li continui a pagare. La cosa bella di Paulson è che da un lato aiutava la banca a costruire questi prodotti e dall'altro invece scommetteva sul fatto che quegli stessi prodotti sarebbero crollati perché i pacchetti di mutui che aveva scientemente selezionato in realtà non sarebbero stati pagati. Non so se è chiaro. Ti vendo una roba assicurandoti che non fallirà, mentre io scommetto che fallirà e lo faccio perché so che fallirà dal momento che l'ho costruita io. Che sostanzialmente è proprio il modus operandi che lega intimamente Paulson a Besant. Besant infatti entra nel team di Quantum Fund di Soros nel 1991, appena 29enne, ma con alle spalle già un suo percorso all'interno del mondo della finanza, a partire dalla banca d'affari Brown Brothers Harriman, famosa per aver intrattenuto numerosi rapporti commerciali con la Germania nazista a guerra già iniziata
e poi per essere particolarmente propensa a gestire conti offshore di clienti facoltosi in vari paradisi fiscali in giro per il mondo. Nel frattempo però, nonostante si fosse ancora in piena era di dominio repubblicano tra la fine del reaganismo e la presidenza di Bush padre, Bessent coltivava qualche velleità da giovane progressista e per un breve periodo diventava addirittura editore di The New Republic, storica testata del liberale imperialismo USA, dove è entrato in contatto col gota del suprematismo progressista, da Paul Krugman a Ann Applebaum, da Fareed Zakaria a Steven Pinker, la crème crème dell'intelligenza liberale che negli anni successivi darà copertura ideologica alla globalizzazione neoliberista dell'era Clinton e all'epoca d'oro delle bombe umanitarie, culminata con la prima guerra contro l'integrazione europea e le velleità di indipendenza strategica in Kosovo. Esperienza nella finanza speculativa, più piena affinità con lo spirito neoliberale che si andava affermando, fecero immediatamente di Bessent uno dei pupilli di Re Soros. E in pochissimo tempo gli diede accesso alla stanza dei bottoni dalla quale si stava programmando l'assalto speculativo alla sterlina che portò al mercoledì nero del 16 settembre 1992. Come nel caso della speculazione dell'amico Paulson sui mutui subprime, anche in questo caso si tratta di un'altra profezia che si autoavvera, arricchendo a dismisura lo speculatore di turno sulla pelle di milioni di lavoratori e cittadini comuni. Il giochino sostanzialmente era questo. All'epoca esisteva una cosa che si chiamava ERM, meccanismo di cambio europeo, che prevedeva che le varie valute europee, sterlina compresa, avessero un tasso di cambio fisso con il marco, con una piccola possibilità di oscillazione. L'economia britannica però non stava andando per niente bene e Soros & Company, a partire da Bessent, decisero di scommettere sul fatto che la sterlina, più prima che poi, si sarebbe indebolita fino a superare la soglia della fascia di oscillazione permessa, sarebbe stata costretta ad uscire dall'ERM e a quel punto si sarebbe deprezzata ancora di più. Ma invece che limitarsi a prevedere tutto questo, si attivarono in massa affinché avvenisse davvero. Il team del fondo di Soros, di cui faceva parte Bessent, così cominciò a vendere allo scoperto enormi quantità di sterline, il che molto banalmente significa che le prendevano in prestito e le vendevano sul mercato, con la speranza che quando poi le andavano a restituire a chi le aveva prestate, avrebbero avuto un valore molto minore rispetto a quando le avevano prese in prestito e vendute, e quindi loro avrebbero incassato quella differenza. Ovviamente nel fare questo, vendendo grandi quantità di sterline sul mercato, contribuivano in prima persona a far deprezzare le sterline stesse che, come qualsiasi altra merce, quando vengono vendute in gran quantità, quindi quando c'è tanta offerta, diminuiscono di valore. Ed è proprio grazie a questo fondamentale contributo che, appunto, nonostante gli sforzi della Banca d'Inghilterra, la profezia di Soros e Bessent si avverò. La sterlina si deprezzò fino al punto di essere cacciata dall'ERM e dopo la cacciata, come prevedibile, crollò ancora fino a quando non portò nelle tasche del compagno Soros $1 miliardo di guadagni netti. Da allora l'ascesa di Bessent nel cerchio magico di Soros fu inarrestabile fino a quando appunto nel 2011 Soros non lo nominò addirittura Chief Investment Officer e poco dopo addirittura direttore generale. Ma non sono mancati nemmeno gli attriti. Come quando nel 2014, quando in seguito all'ennesima operazione terroristica di Israele contro i bambini palestinesi della striscia di Gaza, la famigerata operazione Protective Edge, margine di protezione, che porterà allo sterminio indiscriminato di 2000 civili, alcuni dei funzionari della fondazione di Soros cercarono di convincerlo a limitare gli investimenti in aziende che operavano nella Palestina occupata. Secondo il Wall Street Journal, Bessent allora si infuriò, andò da Soros e minacciò di dimettersi. Insomma, riuscì a superare in suprematismo imperiale il maestro, che da allora ha sempre sottolineato di non aver mai discriminato investimenti in Israele solo perché hanno la simpatica abitudine di bruciare vivi bambini dentro le tendopoli. Da allora però, comunque, anche proprio in nome del fascio sionismo, l'infatuazione di Bessent per l'establishment liberal venne meno. Più avanti si avvicinò ai neocon, contribuendo alla campagna di McCain. E infine, nel 2016, trovò appunto la sua nuova musa ispiratrice, The Donald, che ha subito visto in questo intraprendente falco della finanza, capace di guadagnare milioni su milioni sulla pelle dei poveri disgraziati, una specie di anima gemella, ma più presentabile.
come sottolinea ancora il Wall Street Journal, a Bess and Trump deve la formula del 3-3-3. Tagliare il deficit di bilancio al 3% del prodotto interno lordo entro il 2028, stimolare la crescita del PIL al 3% attraverso la deregolamentazione e produrre altri 3 milioni di barili di petrolio al giorno. Insomma, più fossile, mano libera al capitale e meno tasse. Cosa potrebbe mai chiedere di più un vero paladino dell'anti-establishment? La barzelletta di Trump anti-establishment è una cazzata più grossa addirittura della propaganda analfoliberale di Hollywood e Netflix e ormai sinceramente non fa manco più ridere. E chi anche a questo giro avesse intenzione di sfrucugliarci le gonadi con commenti da terza media del tipo «E allora la Harris? Anche Ottolina è pagata dalle elite globaliste?» Ma magari! È gentilmente invitato a guardarsi 12.000 video che abbiamo dedicato all'altra parte della finta barricata, dal rimbam Biden a Kamala Harris. Il punto ovviamente è che per noi il nemico principale è l'imperialismo USA in sé, non il singolo fenomeno da baraccone che sceglie di dare in pasto alle telecamere a seconda di chi è più adatto in quella fase per prenderci tutti allegramente per il culo. La faida tra le due fazioni del capitalismo finanziario USA che si sfideranno alle elezioni è reale, anzi feroce, ma riguarda solo ed esclusivamente appunto la scelta di quale parte del capitalismo si arricchirà di più sulle spalle del resto della popolazione nei prossimi 4 anni. Ma per cominciare a parlare seriamente di come entrambe le fazioni, al di là delle faide per spartirsi le carcasse, portino avanti la stessa identica agenda e cosa dovremmo fare concretamente per cercare di combatterle entrambe, serve come il pane un media indipendente ma di parte che dia voce ai bisogni concreti del 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal, e chi non aderisce è George Soros.